stiamo girando per il chiostro e naturalmente incontriamo sempre nuove aziende. Siamo Vigne Nani a Chiarano di Treviso. Siamo in compagnia di, cominciamo dalla signora, Marta e Giacomo. Azienda costituita nel 2017, già comunque con un passato aziendale, arriviamo dai primi anni 70 che abbiamo istituita, con mio nonno Giovanni, appunto tutti lo chiamavano Nani, e siamo un'azienda... Da qui il nome, e siamo un'azienda familiare. Quanti ettari avete? Noi abbiamo 10 ettari in proprietà, e tutto a vigna, e abbiamo varie tipologie di vitigni ancora abbastanza territoriali, infatti il raboso l'abbiamo tenuto. Il raboso del Piave di OCG, giusto? O DOC? DOC, questo è DOC. In base al stesso terreno, e quindi a terreni molto anche pesanti, perché noi tenute li abbiamo a moto di Livenza, abbiamo terreni molto pesanti e quindi ci permette di ottenere vini anche molto, molto colorati. Però voglio far vedere appunto come enologo la differenza tra le varie vinificazioni, e questo mi permette di ottenere vini diversi, però ottenendo sempre dalla stessa base. Quindi uno spumantizzato metodo Martinotti o? Questo metodo Scamat, è un 30 giorni, versione frizzante. La particolarità è che il raboso vendemmiato, comunque dicevano una volta i morti, abbiamo fermentazioni molto lunghe perché il tempo è una temperatura bassa e quindi il decorso della fermentazione è una fermentazione naturale e quindi fermenta molto lentamente, e abbiamo una fermentazione di prima fermentazione oltre i 30 giorni.